si costruisce il linguaggio scientifico, che funzione ha e a che cosa serve. Come si costruisce? Ci sono tre modalità e questi suggerimenti, questa analisi, si basa proprio sul lavoro fatto dai neopositivisti. Perché mentre sotto molti aspetti si possono avanzare delle critiche fondate alla loro posizione, per prima quello che dicevo prima, ridurre la filosofia, analisi logica del linguaggio, insomma, è un po' restrittivo, oppure certi loro criteri all'inizio erano molto restrittivi. Ma l'importanza data a questa analisi del linguaggio può servire nelle varie discipline. Allora, ci sono tre modi. Intanto ci sono prestiti linguistici dal linguaggio comune, adesso vedremo degli esempi. Un secondo modo è la introduzione di neologismi, cioè nuovi termini. Non c'è nel linguaggio comune un termine che mi vada bene oppure ha dei problemi, ne metto uno. E terza modalità è quella di riuscire a tradurre le espressioni verbali, che comunque sono difficili, no? Dare una definizione così rigorosa e precisa, con dei simboli o espressioni matematiche. Ci sono, vedo per esempio anche nelle espressioni statistiche, no? Che ci sono dei vari esperimenti che vengono fatti, no? Anche nelle scienze, dai scienziati, sono ormai algoritmi matematici, no? Quindi cercare di trovare, perché indubbiamente la precisione maggiore si arriva lì, più impersonale di così non c'è niente, no? Abbiamo una rappresentazione matematica dei simboli e quindi non possiamo dire che quando lavoriamo su quelli ci mettiamo la nostra emozione, no? Quindi il problema, il tentativo, no? Che c'è nelle scienze più mature di arrivare a una schematizzazione, a un'espressione matematica, o giusto a teoria della gravitazione universale. Se io vi dico punto uguale g uguale m massa maggiore per m massa minore fratto il d maiuscolo, che vuol dire distanza, a quadrato, e se io vi rinuncio così, fammi l'impressione che vi dico, no, gravitazione universale. Uno dice: qualcos'è la gravitazione universale? Io non la tocco, non la vedo, però abbiamo la formula per calcolarla. È un po' come gli altri termini, sono termini teorici in fondo, io la gravità non la vedo, però posso vedere i suoi effetti e posso avere una formula che mi consente di calcolare, in certe condizioni, quando c'è, calcolare qual è, quant'è questa gravitazione universale. E questo serve appunto per avere semplicità, perspicuità, algoritmicità. Allora, noi abbiamo infatti, a proposito poi dei prestiti linguistici, del problema del rapporto tra il linguaggio, perché avere un linguaggio tecnico? Ogni scienza ha il suo linguaggio tecnico rispetto al linguaggio comune. Perché in realtà ci sono, è vero che il linguaggio tecnico, questo è un tema trattato da Russell, da tanti filosofi, del rapporto tra conoscenza scientifica, conoscenza comune, c'è continuità, ma c'è un salto, e anche nel linguaggio si vede. Ci sono delle differenze tra linguaggio scientifico e linguaggio della lingua comune, che riguardano tutti e tre i livelli che sono stati indicati da Charles Morris, grande semiologo americano, nel 1938, perché il linguaggio può avere tre dimensioni e a volte noi lavoriamo o su una, sulle prime due di solito sì, sulla terza dipende, ma ci sono tre componenti nel linguaggio che ci devono guidare anche quando noi procediamo a cercare di rendere più precisi i nostri termini. E c'è la dimensione sintattica, la famosa sintassi, cioè i rapporti tra i segni tra loro privi del loro significato. Se noi usiamo dei segni o usiamo delle parole cui non abbiamo ancora dato un contenuto, se ci inventiamo una parola, bisogna vedere il rapporto che c'è tra questi segni, queste parole che abbiamo introdotto. Poi c'è la dimensione semantica, che riguarda il significato di questi segni, quindi il rapporto tra il segno, che può essere anche una parola, un simbolo, e l'oggetto che quel segno designa. E non è così facile, non è così facile, sembra facile, ma non lo è. E il terzo livello
questo bisogna dire merito di Charles Fox, aver introdotto, non a caso appunto americano pragmatista, perché gli europei si erano occupati dei primi due. E c'è il problema anche di come un triangolo, no? Si può rappresentare come un triangolo questo, è il rapporto tra i semi, con il loro significato e i loro utenti, perché mi devo far capire. Cioè, se io o noi usiamo un segno gli diamo un certo significato, cioè intendiamo che quel segno designa quell'oggetto. Dico bicchiere, bicchiere indica questo oggetto. Però gli altri mi capiscono? Cioè, intendono che io con quel segno indico questo tipo d'oggetto. Quindi vedete, ci sono, dal punto di vista filosofico, ma nel caso del bicchiere si può applicare anche alla storia dell'impulso, o della conoscenza innata, o di vari l'io, l'identità del sé. Cioè, ci sono dei termini che hanno una complessità incredibile. Allora, riesco a fare questo lavoro per cui non solo io riesco a usare un termine, quel termine indica quell'oggetto, poi vedremo in che modo possiamo indicarlo, e l'utente mi capisce che sto intendendo con quel termine quell'oggetto. Quindi un problema abbastanza complesso. Allora, come fa la scienza?